che cosa è giusto per te? Che cosa è giusto per te? E che cosa per te è importante? E che cosa per te è importante? Quindi, che cosa è giusto per te vuol dire che cosa credi che sia giusto e che cosa per te è importante? Scopri quali sono i suoi valori e le sue credenze. Ovviamente queste cose le devi testare anche da un punto di vista analogico, perché ad esempio tu potresti dire, per testare il valore del matrimonio, no? Se questa persona vuole sposarsi, parli di due persone che si sposano. Ah, sai che bello, si sono sposati Marco e Francesca. E lui dice: ah, che bello, si sono sposati. Ah, che bello il matrimonio, si sono sposati. E va indietro, vuol dire che comunque alla fine, nella somma diciamo, delle sue istanze, il matrimonio non è contemplato, non è considerato un qualcosa di valore fondamentalmente. Ecco, quindi una volta che hai capito che i valori sono molto simili, e questo è la condizio sine qua non, perché ti suggerisco di fare le cose soprattutto se i valori sono simili, perché se i valori sono diversi ti suggerisco di lasciar perdere, no? Di lasciar perdere, perché non ti conviene assolutamente cercare di conquistare una persona che ha valori, non ti conviene assolutamente cercare di conquistare una persona che ha valori totalmente diversi dai tuoi, perché sarebbe una relazione che non andrebbe a buon fine, che non andrebbe bene. E quindi, una volta che tu invece hai fatto questo, devi praticamente permettergli a questa persona di vivere le emozioni. Vivere le emozioni è una cosa molto importante, perché se tu gli fai vivere delle emozioni, quindi vai a creare degli ancoraggi emozionali positivi, vai subito a generare un coinvolgimento. Questa direi che è la miglior strategia emotiva che tu puoi fare per creare un consolidamento nel tempo. Quindi l'hai attratto fisicamente, bravo Crazy, l'hai attratto fisicamente. E capisci che una persona è attratta fisicamente se ad esempio, capisci che una persona è attratta fisicamente se ad esempio, che ne so, si mordicchia il labbro superiore. Il mordicchiamento del labbro superiore è un'azione che ti fa capire che quella persona è attratta, diciamo, fisicamente da te. È ovvio che poi se tu agisci sulle emozioni, ti dirò questa cosa qua che è veramente importante, se tu agisci sulle emozioni, cioè lo fai parlare, il miglior modo per aprire, far aprire una persona, aprire il turbamento di una persona è farlo parlare. Perché se tu lo fai parlare, praticamente questa persona parlerà di se stesso, delle sue emozioni. Poi ci sono le due domande fondamentali da fare: qual è una cosa bella e una cosa brutta che ti è capitata nell'infanzia? Perché se tu gli dici qual è una cosa bella e una cosa brutta che ti è capitata nell'infanzia, praticamente tirerà fuori delle emozioni che sia positive che negative, ma tanto per la parte emotiva il meno e il più sono uguali, e questo è un punto fondamentale. Se si mordicchia il labbro superiore, dicevo, significa che è attratto sessualmente. Se si mordicchia il labbro inferiore, quando arriverà a mordicchiarsi il labbro inferiore, significa che si è creata anche una connessione di tipo emozionale, quindi si è creata anche una connessione affettiva, quindi perché tu devi mettere tre tasselli, l'aspetto sessuale, l'aspetto affettivo e l'aspetto logico-razionale. Quindi quando è che capisci che c'è stato un coinvolgimento anche a livello logico-razionale? Quando questa persona inizia intanto a esternare da un punto di vista logico: tu sei la donna giusta per me. E ovviamente, se lui ti dicesse da subito: tu sei la donna giusta per me, questo vale zero, perché probabilmente potrebbe mentire, oppure potrebbe essere un qualcosa che dice la parte logica, ma che non è soddisfatta dalla sfera emotiva. Quindi i tre test che devi verificare affinché questa persona sia coinvolta con te sono praticamente il primo test, che è, potremmo dire, il mordicchiamento del labbro superiore, ma comunque se una persona è attratta sessualmente da te, non è che lo capisci solo dal mordicchiamento del labbro superiore, lo capisci anche un po' dalla prossemica, da quello che fa, insomma. Però poi devi anche arrivare al mordicchiamento del labbro inferiore. Questo parlando con una persona, quindi parlando con